nel frattempo abbiamo anche fatto dei libri come Beccana Vita Sana, che è uscito nel 76, credo. E su questa c'era tutta una grande descrizione delle cose che la gente ci raccontava. Allora, il primo giro lo cominciamo nel 69 60. col magnetofono e con il fotografo. Perfetto. Poi nel 75 nasce il Centro Etnologico Canavesano e cerchiamo di crescere con i macchinari introducendo anche il movimento con il Super 8. Poi, questo era nel 75, è andato avanti una decina d'anni questa storia, fin quando abbiamo preso la manicatura della telecamera. Nell'85 le prime cose con l'85 sono state fatte con la telecamera usando il VHS, quelle bobine che ci sono e che oramai adesso. Cosa abbiamo adesso? Abbiamo comprato una macchina digitale. Allora, quando abbiamo rifatto Beccana Vita Sana, abbiamo detto, che sarebbe stato bello che ogni tanto si facesse un sondaggio e si facesse un altro giro di ricerche, perché se tu fai venire avanti le generazioni, le generazioni modificano culturalmente, socialmente, l'ambiente, il territorio. Quindi sarebbe necessario oggi rifare. A maggior ragione oggi ci sarebbe da rifare un giro per via della presenza degli immigrati. Noi pensavamo che questo dovesse essere il quarto giro, cioè la quarta generazione di lavoro che ci aspetta. Quante persone ci sono qua al centro? Allora, il coro è composto da una 25 persone circa, non tutte sono implicate in questo lavoro qui, però 4 o 5 persone ci sono. Il primo di tutti è Giancarlo e poi ci sono anche delle persone come Giorgio che pur non facendo parte del coro sono comunque molto vicine al coro e danno quell'aiuto tecnico, soprattutto sui materiali, i macchinari. Tutto il sito internet. Sì, lui si è fatto tutto il sito internet del coro, è opera sua, del coro, del centro, è opera sua e non solo, ma anche gli aggiornamenti, anche dire, tutta quella attività informativa che può essere fatta verso gli altri, passa tutto dalle sue mani. Quella grafica. Tutto, la grafica, ogni cosa è Colpa di Giorgio. diciamo che non solo fa I meriti sono di tutti, la colpa è sempre di uno. no, non solo fa la grafica, ma la fa anche gratis. Giorgio allora è prezioso. È prezioso come Giancarlo. D'altra parte cerchiamo di coinvolgere anche persone che, per esempio, abbiamo avuto un anno fortunato con lo stage, tre ragazzi che facevano il loro esame finale sono venuti a fare lo stage da noi. E è piaciuto talmente a loro di stare qui che non sono rimasti solo per il tempo strettamente necessario, ma hanno prolungato la loro presenza per tutta l'estate e dobbiamo a loro la digitalizzazione dei primi 100 CD che hanno messo insieme, che hanno messo. Ecco, e noi dovremmo trovare, non persone che vengono gratis, non si può poi dargli qualcosa, ma non è che possiamo. Noi dovremmo avere qui un funzionario che sta qui 8 ore al giorno per 5 o 6 anni e allora riusciamo a catalogare, diciamo, le cose e a rendere funzionale l'archivio, perché ecco una cosa che vi devo dire è che noi abbiamo messo un po' una protezione sull'archivio. La protezione consiste, noi i nostri materiali non ve li diamo, noi i nostri materiali pubblicheremo l'indice d'archivio, distribuiremo
indici d'archivio a tutte le associazioni che conosciamo e lo daremo gratuitamente a tutti coloro che lo vogliono. Coloro che guardano sul nostro indice e trovano una cosa che gli piace o che gli serve, me lo chiedono, perché io voglio sentir la gente parlare. Io non voglio avere un rapporto via email che mi snatura totalmente quello che è invece il concetto di cultura popolare. Cultura popolare è contatto. La cultura popolare prospera solo se c'è una vita associativa positiva. Ogni volta che io vedo un'associazione in difficoltà mi sanguina il cuore, perché si sta distruggendo un momento di vita associativa dal quale nasce la cultura, senza la quale vita associativa non nasce nulla. Nascono delle idee strane, mentre se noi stiamo qui a parlare, alla fine io vado via con la tua idea, con la sua, e tutti quanti da una sola idea andiamo via con 10 idee su cui possiamo riflettere, su cui possiamo parlare, se siamo persone civili, insomma, certo. Cose di questo tipo. Per cui l'archivio dovrebbe avere questa funzione. Poi quello che noi abbiamo sempre fatto col coro, che è lo strumento fondamentale dell'attività del centro, perché il coro restituisce immediatamente ciò che ha imparato dalla gente e presso la gente acquisisce credito, perché la paura dei cantori che avevano inizialmente era quella: questi fanno, ci fanno cantare, poi vanno a casa e ridono di noi perché abbiamo la bocca sdentata, perché non cantiamo intonato, perché diciamo male le parole o cose del genere. Quando loro invece, noi abbiamo costruito questo rapporto con loro: tu mi insegni il canto, noi andiamo a casa, lo impariamo e veniamo qui e te lo ricantiamo. Quella era la chiave di volta perché la ricerca andasse avanti. Facendo così tu avevi la porta aperta. Ah, arriva qui dal coro, arriva qui, che poi siamo andati alle radio locali, ore e ore di trasmissione, facendo ascoltare le cose che avevamo registrato da loro.